Ed eccoci qui, anche oggi vi saluto da Caldora, Punta Valle Voda, un posto meraviglioso, oggi baciato da un sole primaverile veramente stupendo, e con me ovviamente c'è Marco Caldora, che non ha più bisogno di presentazioni. Grazie, grazie. Sai quanta gente che viene la domenica al ristorante? Ma sai, ti ho visto là, ma sai qua, bene, mi fa molto oppure piacere. Oppure porto un piatto a tavola, questo l'ho visto in televisione. Sì. Noi siamo veramente contenti di questa cosa, perché veramente cerchiamo ogni giorno e quotidianamente di portare la cucina, quella vera, quella abruzzese, quella fatta di tanti prodotti meravigliosi, a casa vostra, e di darvi anche degli spunti, perché oramai devo dire che il livello si è alzato veramente tanto. A casa sono tutti molto bravi, molto appassionati, e sono anche proprio forniti di strumenti adatti. Quindi, anche se devo dire che le ricette tue necessitano veramente di poco. No, però è bello quando si va al ristorante, non solo tra virgolette per fame, ma si va al ristorante per esperienza, per fare un'esperienza, proprio sì, vero, sì, è bella questa è cosa, proprio vero, bella. E infatti deve essere proprio quello l'approccio, è fare bello un'esperienza. L'avvicinamento dei giovani, dei ragazzi, proprio ragazzi 18-20 sì. anni che vanno al ristorante, quando sì. io ai tempi miei questo però, e devo dire che è merito nostro, anch'io ai tempi miei si andava a mangiare pizza, patatine, no? Junk food, e invece devo dire che oggi, grazie anche soprattutto a trasmissioni come la nostra, la cultura della cucina è molto più diffusa, soprattutto tra i giovani, e ci sono veramente tanti ragazzi che scelgono proprio di intraprendere la carriera da chef. Sì, è vero, eh? È vero. Che consiglio daresti, chef? Prima cosa di studiare e di non improvvisare, ma soprattutto partire dai fondamentali, partire dalle basi. Diventare chef è l'ultima... Conoscere la tradizione. Perché anche lo chef si deve sempre aggiornare, deve sempre studiare. Però dobbiamo partire dallo sbucciare la cipolla, dallo sbucciare la patata. Non dobbiamo pensare che c'è chi ci sbuccia la patata o chi ci pulisce il calamaro. Non posso mai dimenticare una frase di Nico Romito, che poi alla fine ha bisogno di presentazioni. Sì. Lui, in un'intervista che gli feci l'anno scorso nell'edizione di Vette e Forchette, tra l'altro, mi disse che comunque un bravo chef deve conoscere la tradizione e partire da essa, poi può innovare, può fare quello che vuole, ma senza la tradizione non si va da nessuna parte. E poi disse: quando un piatto è buono e basta. Ed ha ragione, è proprio così. E allora veniamo a noi. Oggi facciamo un piatto simpatico, molto bello. Me lo dico da solo che è bello, perché già lo vedo finito. Noi ci crediamo. Già lo vedo io finito. Ci credo. Sì, facciamo, ecco, tornando sempre alle stagioni del mare. Qui abbiamo delle triglie. Qua facciamo una triglia in tempura. L'abbiamo fatto in diverse maniere, anche nelle tante puntate degli anni scorsi, di qualche tempo fa. Quindi, perché la triglia è molto presente nell'Adriatico, quindi facciamo questa triglia in tempura con l'insalata invernale, quindi abbiamo la misticanza, abbiamo l'arancia, abbiamo il melone invernale, quello bianco invernale, quindi la tempura l'abbiamo fatto diverse volte senza che vi spiego, perché è semplicemente acqua gassata fredda. Qui abbiamo farina di riso, farina zero, in uguali proporzioni, acqua gassata fredda come piace a noi. Ecco, bisogna controllare la consistenza, non è troppo dura, non è troppo liquida. La consistenza che ci piace, deve essere fatta che ci piace a noi. E poi andiamo ad ammorbidire questa insalata con uno yogurt. Qui abbiamo un classico yogurt magro, dove abbiamo messo un po' d'olio d'oliva e lo abbiamo miscelato. Allungato un po'. Bene. Ok, tutto allora, qua. Facilissimo. Ricetta velocissima. Quindi. Allora, abbiamo l'olio sempre caldo, prendiamo la triglia. La dobbiamo sfilettare. Sì, andiamo a spinare. Facile. La triglia è un pesce che ultimamente è stato rivalutato tanto. Sì. Proprio tanto. Poi è un pesce che a te piace particolarmente. Ha un bel colore. Non è mai mancata nella nostra... Facciamo due? Sì, facciamo due. Una la mangi tu e una la mangio io? Sì. E i nostri operatori non lasciamo niente? Gli operatori devono lavorare, Jennifer, mica possono... Se volevano mangiare facevano il lavoro nostro.
sono scelti loro di fare gli operatori, mica li abbiamo cattivi, obbligato. Cattivi, eppure sono quelli che lavorano di più, gli operatori che non si vedono. Quelli che non si vedono sono quelli che lavorano più di tutti, quindi veramente... Ma ha fatto ridere Antonio, il nostro operatore, Antonio Straccini, mi ha fatto ridere qualche tempo fa che mi raccontava che quando usciva di casa la nonna, vado in televisione, e detto la nonna, ma possibile, non ti mai la televisione? E lui fa l'operatore, sta cosa ogni tanto ci rido quando ci ripenso. Beh sì, giustamente dice, lavori in TV. Io invece saluto la mia nonna, è tanto che non la faccio, non è stata bene ultimamente, 92 anni, però devo dire che si è ripresa alla grande, viva le nonne d'Abruzzo. Tra l'altro, ecco, approfitto di questo saluto alla mia cara nonna Franca, nonna ti voglio bene e perdonami se non sono presente tanto quanto tu vorresti. Approfitto di questa sviolinata alla mia nonna per anticipare il prossimo inserto del centro che sarà dedicato alle nonne d'Abruzzo, quindi a grande richiesta, nonne d'Abruzzo che ci consegneranno le loro ricette, i loro segreti della tradizione pasquale. Quindi uscirà una settimana prima di Pasqua, mi raccomando non perdetelo perché scopriremo veramente i veri segreti della cucina abruzzese, ovviamente in chiave pasquale. Torniamo a te, chef, che sì, hai fatto? Ora niente, ecco, la nostra tempura ci ho aggiunto un po' di prezzemolo fresco, che gli diamo freschezza, aroma, e gli diamo anche un po' di colore, non facciamo la tempura bianca che è un po' triste. Le trigliette le abbiamo spinate, pizzico di sale, un po' di prezzemolo e chiudiamo. Ok. Perfetto. E intanto ce le friggiamo, ci abbiamo l'olio ben caldo, circa sui 160-180 gradi. Bene. Olio di arachidi, giusto? Sì, olio di arachidi, io... la mia, ci sono tante scuole di pensiero, la mia è questa. Ecco qua. Non la facciamo troppo spessa la pastella, scoliamola sempre, lasciamo proprio il minimo, giusto che faccia giusto una pellicola. Ok. Ecco qua. Che bella questa pastella, chef. Senti la musica? Sì, a te piace tanto friggere, no, chef. Guarda, no. Ed eccoci qua, le nostre trilli praticamente sono pronte. Operazione veramente veloce. Ecco, le pastelle leggere perché vediamo il rosso, non dobbiamo coprire completamente la triglia. Oh, che bella. Ci siamo. È bella le nostre trigliette. Ho fatto questa operazione? Sì. Ma senti? Mm. Senti il mare, la terra, l'erba, sì. Senti tutto? Si sente veramente tutto. Sono curiosa adesso di vedere come sistemerai questa insalata invernale che io adoro poi quando si inserisce la frutta nell'insalata. Quindi prendiamo lo yogurt. Yogurt magro emulsionato con un po' d'olio. Sì, un po' d'olio. Sul fondo del piatto creiamo una specie di lingua. Poi andiamo ad adagiare, immagino, la nostra misticanza. Freschissima. Sì, qui abbiamo bella croccante, spinacino, colorato. Sì, spinacino, ci abbiamo tutto. Bietoline, c'è tutto. Ecco, bella, bella. E poi? Poi prendiamo la frutta. Poi devo dire che ci sta proprio bene perché qui abbiamo il fritto della triglia, quindi questa insalata fresca ci sta proprio bene. Toglie un po' il sentore del fritto, anche se questa pastella è talmente tanto asciutta e leggera che neanche sembra fritta. Un pezzettino d'arancia. Ed eccole qui. E a questo piatto, Jennifer, non dobbiamo fare nient'altro, solo... Solo mangiarlo. Ecco, solo... quasi. Solo aggiungere proprio... Ah, che bello! Questo è sempre questo il è miele... miele di Tornareccio, mille fiori. Mille fiori, ok. Ah, sulla triglia, sulla wow! Sulla triglietta, sulla tempura. Voilà. Beh... piatto è finito, chef. Così. Questo si mangia un po' con le mani, un po'... Quello che tengo a precisare
assemblate, non separiamo le cose, mangiamo insieme. Tutti insieme. Una sorta di finger food. Sì, questo è un piatto che si mangia con le mani e con la forchetta, l'insalata, cioè va mangiato insieme. Esatto, noi non ci facciamo problemi, lo mangeremo insieme, chef. Grazie per questo piatto. Questo piatto e seguiteci sempre su Rete 8. E fateci sapere com'è andata. Ci vediamo domani. Il peperoncino nelle dosi piccole stimola la produzione di succhi gastrici, stimola la digestione. Ma se abbondiamo troppo con il suo contenuto, potrebbe anche provocare la gastrite e stoppare il nostro appetito.